Manca sempre meno al derby della Mole. Sabato si gioca Juventus Torino all'Allianz Stadium. Siamo qui in centro a Torino. Cosa abbiamo chiesto, Lore? Beh, abbiamo chiesto ai tifosi se tifano Toro o Juve e poi naturalmente come finisce il derby. Scopriamolo. È una cosa di famiglia, da papà, io, è una cosa da sempre, quindi. Sono tifoso fin da piccolo, vado allo stadio con abitudine, da quando c'è lo stadio nuovo. Sono sempre lì, ho l'abbonamento da 3 anni. Io vedo solo bianco e nero. Tutto ciò che è Toro, visto che arriviamo poi anche a sabato, tra 2 giorni sarò lì in curva a tifare la Juve. Perfetto. E spero che riusciremo a tornare prima di tutto alla vittoria. Sfruttiamo questo big match tra Inter e Napoli, cercando di prendere 3 punti e accorciare un po' le distanze, anche se il campionato è ancora lungo. Tifo Toro da quando avevo 16 anni, quindi da ragazzino, perché mi ero appassionato alla storia del grande Torino. Quindi da lì in poi è tutto, diciamo, un seguirsi di cose. E poi abbiamo vissuto anche dei momenti belli. Il vero, vero torinese è tifoso del Toro, anche se io non lo sono torinese. In una città come Torino, che prende poi il nome della squadra, perché tifa Juve? Perché non sono di Torino. Tifo Toro perché mio nonno era del Toro. Sono innamorato della Juve quando ero piccolino con Roberto Baggio, quindi da lì in poi è stato amore in discesa. Sono un emigrante, quindi dalla provincia di Avellino. Okay. Quindi sono arrivato qua che avevo una decina d'anni e quindi già tifavo Juve giù al paese, perché poi lì ho Juve o Napoli o Inter, perché, però Inter proprio assolutamente. Però con i cugini Granata ho un buon rapporto, infatti siamo amici. Da piccolo mi piaceva il Toro e bon. Secondo me Torino città è più Granata. Una tradizione familiare, è nata in modo naturale. La Juve negli ultimi anni ha sempre rubato, quindi è nel vero senso della parola. E il Toro perché mi è simpatico dal grande Toro, il grande Torino. Perché io da sempre sono stato legato come famiglia alla Juve e sono stato anche un tifoso che seguiva la Juve. Sono un reduce perché ero all'Eisel, quindi a dire la Juve andavo a vederla quando facevo il liceo, anche negli allenamenti al campo Combi. Dal 1950 io sono juventino, da quando mio padre mi ha portato per la prima volta al comunale a vedere la grande Juventus di allora. Io ho iniziato a tifare Juve, in realtà ero piccolo ed è stato il giorno che si è ritirato Del Piero. Quindi c'ho questo legame. Ora c'è il derby, chi lo vince fra Toro e Juve? Spero Toro. Spero che possa, come dire, sfruttare il fatto che il Toro è un po' in difficoltà. Spera che riesca a mettere almeno un po' in difficoltà la Juventus. Bisogna per forza portare a casa 3 punti per i tifosi e per il proseguo del campionato. Sì. Spero che si possa riprendere Vlahovic, ma per come mi piace che gioca spero un bel gol di Conceição. Un derby con pochi gol, sinceramente. 1-0, 1-1. Francisco coi Conceição. È la Juve senz'altro. Non è un... Vado contro me stesso, ma purtroppo sarei ipocrita a dire che lo vince il Toro. Purtroppo, ahimè. Pareggio. Juve 2-0. Ildiz e Vlahovic. Spero solo che sia una bella partita. Non, mi auguro solo che siano sportivi entrambi, perché sono tipicamente della Juve, ma vado a vedere anche le partite del Toro. Sicuramente non sono uno juventino doc, perché sennò non andrei a vedere il Toro. E diciamo Toro, dai. Okay. Io spero la Juventus, cioè non sarei, come dire, arrabbiato dovesse vincere il Toro. Gli ultimi derby è un po' andato chiaro, vediamo un po'. Io credo vinca la Juve, cioè mani basse. Lasciamo perdere, lasciamo sto discorso che è una cosa... No, chi lo vince? La Juve. Secondo me vince la Juve, ma non è scontatissimo. Comunque Juve 2-1. Doppietta di Vlahovic. Come sta andando adesso non ci sono molte speranze, via. Però... Ma speriamo che sia combattuto, che sia una bella partita e poi chi vinca il migliore. Forza Toro. L'importante è vincere. Tifosi divisi, come giusto che sia, ma quindi Lore... Lo chiediamo a voi, diteci quindi secondo voi come finisce questo derby della Mole.